Io ho fatto 8 anni giorni di notte per comprare la licenza. Se ti racconto, tornavo a casa con le tasche piene di soldi. 50 anni che lavoro in un negozio. I soldi non danno la felicità. Chi io dice questo è perché ce l'ho troppo. Comunque te vedo tutto deperito io, se vede. C'ha ragione, per me devo mangiare un pochetto, sai. La malavita vera noi ci proteggeva, adesso invece la malavita vera c'è più, adesso per dare 2 botte alla sera ti danno 50 cortellate per le fatte 20 euro. Qua c'era, questa era l'università della criminalità. Comunque vivere a Roma è un privilegio. Sì. E qui vivere qui è come essere su una isola felice. E non hanno regole, tra l'altro stanotte si sono accoltellati. A Piazza del Fico c'erano schizzi di sangue dappertutto. Ma un baracca è a fuoco, ha mistito fuoco tutto. Baracca, ma ho battuto. Contusi del sangue impiegato. Cortassino, a Roma, è pericoloso. È tanta roba. Io ho preso 2 cortellate in 27 anni. Non ci potevi proprio entrare. C'è via dei Cappellari, sotto casa mia, proprio da Piazza Navona in poi. Se entravi ti potevano rapinare e scippare. Poi tutto è cambiato. E mio padre mi ha imparato sempre una cosa, porta rispetto dal più piccolo al più grosso. E se vedi una vecchietta che i busta in mano, dagli una mano. Che può essere la madre di un altro o la nonna di un altro. Cari amici, oggi siamo a Campo dei Fiori, questo è l'ingresso, via dei Giubbonari. Sì, questo è piazza Betto Caroli, largo Caroli, qua si stringe e laggiù c'è via dei Giubbonari. E lì c'è via dei Giubbonari che arriva a Campo dei Fiori, questa è l'altare principale. E oggi sono venuto qua con te perché tu sei proprio nativo di Campo dei Fiori. Mia madre mi ha cagato giù in fondo. Chiederlo a te è la cosa migliore, no? Farsi una passeggiata. Diciamo che ho consumato questi San Pietrini, nel senso che so una vita che... E se no qua... Te ne vanno allo camion, dai! Scusa, eh. Ah, ce l'hanno fatta. Bisogna essere chiari qua. Ah, però funziona. Certo che sì, funziona benissimo. Ma tu ne hai tutti i giorni queste scene? Tutte, io sono sempre qua. Sei sempre qui? Vigile. Tra una scena e un'altra se ne vedono. E certo. Vabbè, allora, raga, se vi interessa Campo dei Fiori, la realtà vera di Campo dei Fiori, i commercianti, la vita quotidiana, quelli che suonano, eccetera, rimanete. Se no, fate una bella cosa, andate qua, c'è sta una piazza, è piena di colonne, ne scegliete una e va a schiaffate tra le chiappe. No, troppo alto, dovresti cercare di metterlo a qua, meno. Ditta. Aspetta, vai, oh! Oh, no vai! Oh, mica t'ho visto, cucciolo! Ah, belli! Come state? Che dici? Ma, c'entri dentro? No, sto del sorcio, ma che è? Porca miseria! Ma faccio vedere! Ha donato! Chi è, oh? Avanti! È il parcheggio! Allora, che ci dici? Dicono in persona, dicono. Cucciolo. Non c'è cucciolo. È cuccioletto lui. Ma insomma, ma senti una cosa, ma gli avevo di perché voi, io so che voi fate più o meno la stessa cosa, è no? Buttafuori. Fate il buttafuori. Sì. Io pure faccio il buttafuori la sera però. Sì, la sera è diventato un macello però. Ci sono tutti ragazzini 13-14 anni. Qua a Campo dei Fiori? Sì, sì. Oh, ci sanno più divertiti. Si sanno proprio più divertiti. Che bordini si sanno più divertiti? Fanno solo casino, bevono fino al limite e poi vanno a rompere tutto. Tutto Roma che ha mafia fanno. Uno mi chiama il freddo, no, io ci metto il freddo, ma per dritto, no, che ti chiami il freddo. Ah, si chiamava il freddo? Sì, è più schiavo, 13 anni il freddo. Poi sono dati i soprannomi del sì, del romanzo criminale, fanno i mafiosi. Sì. Sono 42 anni che io sto a Campo dei Fiori, sono nato a Campo dei Fiori, mamma degli Appellari, papà dei Trastevere. Remone di Trastevere e mio padre mi ha imparato sempre una cosa, porta rispetto dal più piccolo al più grosso e se vedi una vecchietta che i busta in mano dagli una mano, che può essere la madre di un altro o la nonna di un altro, è questo che funziona, il rispetto, non c'è più rispetto, è come quelli che guardano i ragazzini di 13 anni,
sono sempre ragazzine, pure se sono donne, sempre ragazzine sono. Però è uno schifo, adesso non ci sta più, andiamo a giocare in parrocchia a pallone o famo serbagni in fontana a Piazza Farnese, non c'è sta più niente. Ma non può lavorare più nessuno, vanno no, più influencer, ricantanti. Adesso che cercano i manuali, ho cercato uno che faceva il fruttarolo. La mattina faccio il fruttarolo e la sera faccio il buttafuori. Doppio lavoro. Per guadagnare i soldi regolari. Perché in mezzo alla strada lo sai come si fa, non è che sei stupido. Certo. Però non c'è sta niente, non c'è sta niente. Senti, ma spiegaci un po' una cosa, ma quando stai tipo, che ne so, a far buttafuori, no? Ok? Ma tu che fai, gli emeni? No, noi non alziamo le mani, noi cerchiamo di parlare come i bambini piccoletti. Raga, non si fa così. Ma se cascano per terra? Si fanno male. Cascano per terra, si fanno male. Ma noi le mani addosso non le mettiamo. Ma non è che siamo piccoli per fare. Certo. Allora, se vuoi capire che è buono, certo. Capisci che è buono. Se no, sei meglio di me. Gentilmente l'accompagno fuori. Anche perché il campo dei fiori la sera è un disastro. No, invece questi ragazzetti lo capiscono, perché vedono la gente, non mi vedi in giacca e cravatta, mi vedi, oh, 42 anni di strada, vieni fuori per favore, la smetti di fare uscire. Poi te, abbiamo, spariamo, non ci serve. Devi capire che stai a casa di una persona grande, è come prima dici buongiorno e poi fai come ti pare. È quello che ti so dire, il rispetto. Ma non il rispetto perché io sono più grosso e perché troverai sempre più matto davanti a te, lo sai meglio di me. Non è che trovi quello carmo, pie te spara. Però, buongiorno, a chi stai a sbagliare, fammi un favore. Andiamo se beve una cosa, io non bevo. Andiamo se beve una cosa. Non si rovina la serata. Poi comunque a Campo dei Fiori il rispetto c'è sempre stato. Ma prima sì. Ma sempre, ti ricordi? Se faceva mai una cosa... C'era. Lasciavi la porta aperta e cose. Ma che stai scherzando? Passavano uno straniero, noi eravamo ragazzini, giocavamo tanti a pallone, certo. Non scendete il marciapiede del Campo dei Fiori. Non si scendeva. Veniva uno strano, oh Giovino, che te sei sciolto? E no. I vecchietti che stavano certo. Con la sede. Certo. Adesso non c'è sta più Campo dei Fiori della no, volta. La sera è. Ecco, ma adesso mi hanno rubato il motorino, Fabri. Chi te? Chi è? Non ci stanno più i vecchi certo. Della volta che forse ripiano. Troppi stranieri, ma non giustamente. Tutti. È controllato. Adesso è controllato perché vengono giustamente, vengono da fuori, devono mangiare in un modo o nell'altro. È così. Questo era, questa comunque rimane anche un quartiere chiuso. Era un quartiere chiuso, era bello, era. C'era. Passavi, buongiorno, 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 buongiorno. Se salutavi, bello mio, perché non mi hai salutato? Certo. Che sì, problemi c'hai c'è, con me? Certo, sì, rapporto umano. No, ma tu pensa, no, che a me mi chiamavano, io ero il figlio di Marco McQueen, perché mio padre c'era il negozio McQueen al 72. Allora, tu chi sei? Dice, io sono Simone. Ah, tu sei il figlio di Marco McQueen. Veniva. Poi allora, era come una tessera a sconto. C'era due incannavi, c'era lo sconto, se c'era una barbara, muffino. Non c'era una mattina che riuscivo a pagare la colazione. Però se non salutavi Mozzetti. Che faceva tuo padre? No, mio padre mi ha chiappato. No, ma che stai scherzando? Perché non ha salutato? No. Allora, ma e perché non ha salutato? Mi devi far vergogna a me? Sì. Vai e saluta. Faccele come rimonti. Oh, com'è, ma? Bella. Oh, ma sta aria condizionata? Posso girare? Guarda, guarda, ma adesso fa conversione a U. Oh, poi dici che i ragazzini... ha fatto conversione a U, capito? Ma è vuoto, dimmi la verità, l'hai alzato con troppa facilità. No, io non ci provo. Ah, capito. Cicalo, provaci a te, vediamo un po'. No, mo ci provo io. Ma lui si è scavato. E ora Cicalone alzerà e vai. La pica. Ole. Ha capito? Ah, bello. Beh, diciamo un'altra cosa, Cicalo qua, i banchi dei fiori. Sì, sono molto caratteristici, poi qua vicino alla fontana. Poi siamo gli unici a Roma che hanno una fontana monumentale, certo. E la copriamo pure, cioè la usiamo così, tanto per... Ma perché il banco dei fiori è più importante della fontana qua? Perché se tu vieni a Campo dei Fiori... Campi dei Fiori? Scusa, tu Campi dei Fiori? C'è campa coi fiori. Da generazioni. Sono generazioni. C'era la allora, nonna. Lui c'ha un problema, lui è laziale. Ma io... Non ho capito quest'ultimo concetto. Tu stai a Campo dei Fiori, mica stai a Cosovo, a Colleferro. Ma sono tutti i vostri i banchi? No. Ah, solo quelli.
questo è e ancora per poco non volevano pure massimo metteva annunci 300.000 casca, sì. Allora ragazzi, se siete interessati a questo banco con soli 350.000, perché giustamente ci stanno pure i 355.000, perché c'è anche la tariffa video, tariffa video. 56 va 1.000 a lui. Dai, a voi siete storici di qua, sì. Ma siete fratelli? No, no. Fessa. Ma vi assomigliate? Allora lui è il figlio di qualcuno del suo, e si vede. E io sono perché lui è un signore tipico romano, secondo sì, me. Sì. Però romano quelli bellocci, no, con l'occhio azzurro. No, romano e basta, non c'è bellocci. Ma il giornalaio non c'entrate niente. Il giornalaio è tipo, potrebbe sembrare una mia cugina, che è qua, Rossa. No, perché state veramente dentro al giornalaio. Sì, sì. No, il giornalaio che si è messa dentro al fiorello. Ecco. La parte storica non c'è più a Campiglia. La nonna era la parte storica, sì, la madre. Vabbè, voi siete gli eredi però. E noi sì. Importante è l'erede. Insomma, qui si impara in inglese, ma anche il pane cumple, oramai. Davvero? Perché te ne sei accorto? Senti, ma fagli questo tatuaggio qua, fagli vedere, va. Tatuaggio? Leggi un po', va. Che c'è sta scritto, va. Signora, prenda questa ricotta, si pizzicagnolo quando ripasso. Ah, pure questo. Dai, guarda qua. Ah, ma questi proprio roba roba d'arte. Questa è Roma vera, oh. Questa è Roma vera. È il vero tatuaggio di Roma. Sì. Grazie, ecco qua. Arrivederci, grazie. Guarda, Cicalo, la cosa bella che io poi ti continuo sempre a ripetere, che il fatto è questo, comunque è come se fosse un piccolo villaggio in mezzo a Roma, no? O dico siamo solo noi. Sì. Ma no, perché noi siamo. Però era così. Pesa. Non mi meno perché a 8 di sera me ne vado a casa, ma è giusto che sia qui la movita, dove la fa una movita? Però magari che ne so, vedrete il giorno dopo un casino qua, cocci le bottiglie. Ma ragazzi, voglio dire, non che io li voglia difendere e neanche condannarli, però se dei ragazzi a Roma si devono spostare per andare a bersi una birra in un posto carino, vanno nelle zone carine di Roma, non è che se ne possano andare a Villa Panfili, no? Certo. Pure il casetto chiudono. E poi va a chiare quello che glielo permette, sempre a monte. Poi tu c'hai un figlio giovane, magari pure lui fa la movita. No, ho smesso. Davvero? Sì, sì, quanti sì. anni c'hai tu? 25. Ah, vabbè, sei proprio. Quando posso, sabato la sera pure. Lui è il capo, sei l'organizzatore. Sei quello che fa i risse. Lui porta tutto, è lui che crede che. Ah, è lui? No, lui è il bagnino, no? Lui è il bagnino, si mette qua quando c'è la partita da Roma, non c'è a Roma, si mette qua a fare il bagnino con la fontana. Ma se ne sentono però qua a campo. No, ammazza, a me questi giorni me ne stanno a dire cotte e crude, capito? 16 anni, così 15 anni addirittura. Sì, sì, non più l'età tua, ma proprio piccoli piccoli. Oh, te ripiri, ma sarete da Digos, no? Bravo! Oh, bravo. Ma tu domani vengono! No, vabbè, qua siamo tutta brava gente. Chiuso fioraio! No. Bravo! Vabbè, io sono il figlio di Marco McQueen. No, però il negozio era McQueen, sì. Pure tu ci hai speso i soldi, di la verità. Sì, oh, ma avete pelato tutti tanti, qua, tanti eh? Tanti che gli ho regalati, tanti perché McQueen era uno dei negozi, se non il negozio più bello di via dei Giubbonari. Ah, bello! Davvero, eh? Poi si chiamano Tokyo, vanno a fare i trend, hai capito? Si chiamano McQueen e poi. Dammi che mi serve! Mi servono per domani mattina! Ma la gente prima non è che andava a vedere il posto, veniva a via dei Giubbonari. No, ma via dei Giubbonari era famosa. Quando ero ragazzino bravo. Io, si diceva andiamo a un bel negozio, andiamo a via dei Giubbonari. Esatto. Era un classico. Poi sono diventati gli Amamei, i Chardonnay, tutta questa roba così. Tutte ste cazzate così. No, ma non c'è una roba, Io sono tutti francesi, ma appena una roba cinese però. Vabbè, quello ormai è così dappertutto. Ma sono cinoise. Pure i fiori. Ma io ho sentito che pure i fiori piate in Cina. I fiori come no? Fa in Cina, Dio un po', va. Arancini! Partono dalla Cina, capito? No, ma la cosa che gli volevo far capire, io gli sto cercando di far capire, perché lui giustamente gira per tutti questi quartieri criminali, qua tutti i boa. Una volta qua era criminale. Ma qua com'era? Quando c'era il camello, quando c'era. C'era niente, bravo. Qua mettava pure sul serio. Era peggio del Bella Monaca qua. Ma del Bella Monaca non è criminale, è degradato. Non volevo offendere la Torbella. No, no, nel senso di criminalità poi c'è poca. Ma se di Chiarinatino hanno un massacro di piedi dietro. Sì, qua. Non è che. No, ci abitava proprio a Pietro Pellegrino, non è che ci andava tanti qua, ci abitava. Erano tutti dei Tessasci, erano tutti dei Trastevere, non erano dei Torbellamone che dava Magliana, chiamavano la banda da Magliana, ma erano tutti dei Tessasci. Sì, perché era il punto d'incontro. Certo, che poi non era manco il punto d'incontro perché si vedevano. Alla metro dei Marconi. Bravo.
Beh, lui ci ha fatto un servizio bellissimo. Bravo, lo so, ho visto, ho visto. Cioè, fantastico. Ecco perché io ci tengo molto a far capire che comunque il quadrilatero qua tra Monti, Campo dei Fiori, Trastevere, cioè oggi come oggi questi si atteggiano a fare i criminali. Cioè, io rispetto per loro perché vogliono. Qua c'era, questa era l'università della criminalità. Cioè, io ho conosciuto gente che tu la vedevi, com'era, giorno tranquilla, serena. Tutta ma il criminale è arrestavano. Sereno e tranquillo. Non è quello bravo. Che mette il motore bravo. Per cavallo oh. E te scende bravo. Ah, se bravo. Quello che ti dice, guardi, mi scusi. Bravo. Ma hai visto come Provenzano che c'aveva il rosario al collo col formaggio? Nulla saccio, come nulla saccio? Stava caricottina dentro una baracca, mica c'aveva la villa. No, ma poi i veri criminali erano quelli che se tu ci facevi uno scazzo con la macchina, a me mi capitò, te chiedeva scusa. Certo, ti chiedeva scusa, va tranquillo, se tu ci insistevi. Guardi, viene qualcuno, quello per il semaforo, va in galera, capito? No, ma poi se tu insistevi, alla fine lui ti faceva, lascia perdere, ti sto dando un bel consiglio. A me mi è capitato una volta, poi ho capito chi era, e faceva, guarda, lascia, io ero un cazzato, lascia perdere, fidate che è meglio, ma tranquillo, capito, rideva. No, invece adesso qua sera sono tutti Tony Montana, hai visto? Vanno a fare Tony Montana, adesso Nebbio Roma. Nebbio Roma, Nebbio Roma, Roma. La telecamera di carabinieri, ma sa Cinecittà, hai detto? No. Questi venivano, non so che cazzo è successo, questo è sceso al bar e tirava fuori la pistola, no? Che mo' sappiamo a Roma, c'erano i carabinieri che stavano a fare prima firme. Se scegli hanno fatto, guardavo meglio ripare in televisione. Mo' da, famo via noi Roma. Ha preso 15 anni. Com'è? Mo' da Roma da fin del culo, com'è? Che poi pure, che poi stavano pure lì dietro. È sarto. Questi sono regali che si fanno, capito? Oggi questi si vedono un romanzo criminale, scendono da casa. Ma come stavo a fanno il qua dal fioraio? Bravo. Vabbè, ma noi siamo più tranquilli. Sono che dal fioraio, questo lavora. Io c'ho un tassì. Sta qua. Ah, tu c'hai il tassino? Ah, ma mica c'hai te, io pensavo che era il fioraro. Io pensavo che era il fioraro pure. O vedevo, no, o vedevo pratico, capito? Ma ce lo consegno per fioraro, ma il tassinaro. Si è messo davanti, mi ha bloccato affari. Poi siamo arrivati noi e abbiamo fatto chiudere praticamente. Ora quella signora è venuta. Che merita due fiori, papà, sta a noi. No, no, vado, vado. Vabbè, dai, famo se in giro un taxi a sto punto. Almeno una corsa la fa, no? Almeno una corsa la faccio. C'ho due ore che sto distrazzato. No, io faccio né aeroporto né termini, nessuno di due. Solo centro. Io lavoro col popolo. Mi piace lavorare onestamente. Ma ci stanno qualche signora anziana che pier taxi, vanno in ospedale, che hanno a fare la spesa? Sono sempre di meno, perché oggi c'hanno i filippini che con 10 tacchi ci portano. Ah, capito? Vabbè, quelle ricche. No, ma pure quelle povere, te pensavo. Oggi non c'è. Fanno i tassisti abusivi in pratica. Diciamo di sì. Anche i consigli, noi di qui, sono tutti in Bangladesh, a quello ti dici portami fino a 100 celle, lui ti dici porta 5 euro. A me 5 euro vanno fino a 100 celle. Ma pure di più, pure meno, lo dico. Mazza. No, ma non è cambiato il lavoro, è cambiato tutto. Per tutti, mica solo per noi, per tutti quanti, no? Ma ora, senti, ma girare la sera col tassì a Roma, è pericoloso. È tanta roba, io ho preso due coltellate in 27 anni. Ma così, per una tentata per rapina? Vita, sì, queste cose qua, poi siccome io mi sono dignito, a me mi devi levare delle tasche, io un tiro. Ah. E allora, niente. Una volta abbia dei vermicino, e un'altra volta mi ha passato da parte a parte con un coltello da di sosso. Mazza. Pensavo che non me la dava, e invece me l'ha data. E poi quando è così fa male. Però te ne accorgi dopo, molto sì. Dopo, sì. Perlomeno a me, ecco, guarda, mi ha bucato da qua, vedi? Mi è uscito da qua. Ah, proprio te. Ah, beh, sta pure fortuna. Però non ti ha preso organi. No, se no non stiamo a chiacchierare. No, vabbè, magari te lo prende, però no, se fai a tempo a andare all'ospedale. No, meno male. Vi posso dire una cosa, i tassisti fino a qualche tempo fa, quando che ancora c'era la delinquenza quella vera, erano protetti da malavita, no? A noi ci strapagavano per fare il lavoro nostro, perché uno che doveva portare l'armi alla droga, la roba, incarcerò qualcuno. Non è che la parte sì, chi ti fermava? Si strapagava, la prostituzione ci strapagava. La malavita vera a noi ci proteggeva. Adesso invece la malavita vera c'è più, adesso per dare due botte alla sera ti danno 50 coltellate per le fatte 20 euro. Questi sono proprio criminali. Proprio questi sono sbandati. Fattoncelli sbandati. Da 3.000 lire. E il criminale te non te 50 euro. Ma se gliene fa quanto mi vuoi trovare? 100 euro alla fine della giornata? Tipo pippà. Ma uno che ti dà una coltellata è tentato omicidio, per 100 euro sei un criminale. Te sei rovinato per sempre. Poi di motivo, non lo so, io se dovessi fare un reato faccio un reato. Mica vado dal tassinare a gli soldi dentro un banca. Almeno ci esco gli soldi. Tanto sempre furto è. Sì, sì. Si ci pensa. Allora, faccio un banco, faccio un po' di disgraziato. Anzi,
a banca gli ridanno i soldi, a me che me li danno? Niente. Quindi non so, questi non sono criminali, questi sono i fattoncelli da 10.000 lire del sabato sera. Questo so, il criminale ci strapagava, mi devi credere. Io ho fatto 8 anni di giorni di notte per comprarmi la licenza, se ti racconto, tornavo a casa con le tasche piene di soldi, piene, prostituzione, mignotte che ci venivano, guardate, mi raccomando, che mi ripia, sapevano che stavano tranquille, con noi che hanno piattato, riportati a casa, capito? Era tutta una cosa, ti strapagavano, la droga ti strapagava. All'epoca si potevano fare i consegni con il tassi, io hanno cominciato, ti dicevano, scendevano al trullo, che mi porti questa, abbiamo la magliana, quant'è? 20.000 lire, queste sono 50, piacerate ai bambini, 3 volte alla corsa. E lì però non rischiavi? Perché io ho la telefonata radio taxi, io non so dove. Tu porti il cliente, giustamente. C'avevo pure in tasca. C'ho 1.700.000 chilometri sulle spalle, fatti dal commercialista, non è che mi sono inventati, sono 50 volte il giro del mondo per Roma. Tanta roba, qualche cosa la conosco, ti posso raccontare un sacco di cose, se vuoi la criminalità, ti ci porto io a vederla qual è. Sì, ma andiamo una volta, organizziamo. Quando te va ci stanno problemi, va bene. Esci la sera a luna. Ah, io da quello che so tu parli sempre di botte. Sì, le botte sono una costante, nel bene o nel male praticamente. Però diciamo che qua io ti posso raccontare un altro tipo di storia. Sì. Una storia di un paese in una grande città. Campo di Fiori, via Giubbonari, insomma questo quartiere che comunque è un quartiere di Rione, che fa un po' parte di Rione Parione, perché questa è un po' una sorta, diciamo, di triangolo, no? Cioè Parione, dell'Angelo e comunque alla fine sono tutte vie che sono piccoline, stringono e poi vanno a finire in una delle piazze più importanti, che è Campo di Fiori. Non ti nego, questa è stata per un periodo uno tra i quartieri più brutti di Roma. Cioè non sembra, oggi se vogliamo parlare, non so, ad esempio io vedo che tu fai tanti video che sono nei quartieri un po' periferici, ok? Sì. Però devo essere sincero, per un periodo questa via, questa zona è stata una via periferica. Cioè è stata come era, che ne so, oggi, il Serpentone. Perché cioè proprio... Era popolare. Si allontanava dal centro, il popolo veniva qui. Assolutamente, cioè via Corsa era al centro, Piazza Spagna era al centro e questo era il quartiere. Tanto che io mi ricordo che quando ero bambino, all'angolo delle strade, ci stavano quelli che si drogavano. Io mi ricordo, avevo calcola 6 anni, mia madre mi portava al ristorante da mia nonna a Piazza Mazzini, e c'è stava quello dietro, vicino al negozio di mio padre, che stava accovacciato, che si iniettava la droga. A Campo dei Fiori. A Campo dei Fiori. E non potevi andare a giro per i vialetti perché ci stavano le siringhe, era pericolosissimo. Scippi, calcola che io regolarmente su sta, questa era la via dei scippi. I scippi che hanno fatto qua, che te lo dico a fare, io ero ragazzino, naturalmente non farò nomi perché sono di quartiere. Certo. E in tutta questa situazione la cosa figa era proprio il fatto che tu stavi qua, vedevi, io magari stavo così a passeggiare, c'era la signora. Te devo dire in segreto, cioè nel senso, questa è una cosa che non tutti sanno, Cicalo. Qua dietro, adesso magari se la nostra gentilissima inquadra, e c'è Piazza del Monte. De Pietà. Bravo. Dove c'era il banco dei pegni? Bravo. Che cosa facevano i poracci? Andavano là e si impegnavano la roba. Allora che facevano? Andavano là, prendevano, si impegnavano, piano quei milioni, 2 milioni che magari riuscivano a guadagnare, si mettevano dentro la borsetta e che fai? In tua a fare una passeggiatina a campo da via Giubbonari, a fare comprarti una magliettina, una cosa, perché giusto per ammortizzare un po' la sofferenza. Perciò tu stavi senza soldi. Hai detto? Oh. Usciva qua al motorino, l'SA, Carvespino, quello che era. Il signore stava con la borsa, boom! Acchiappavano, aiuto! Era un meccanismo perverso. Mi vado a impegnare praticamente i beni di famiglia. Bravo. Sì, erano i beni di famiglia, perché poi magari... Certo, magari era il marito che gli aveva regalato l'orologetto, si erano lasciati e via. Poi mi vado a fare l'acquisto e mi scippano. Capito? Porca miseria. Poi questo fatto che questa via c'ha tutte ste viette, ste cosette, era un secondo, perché se io arrivavo e vedevo, che ne so, il carabiniere, la polizia, quello che rompeva, giro. Me ne vado, qua stai 2 secondi, stai a Trilussa, qua se giri stai a Vede Specchi, cioè, e poi comincia tutta una piccola rete, diciamo, di strade, di cose che si ammischiano. Sta attenta per terra, perché là c'è sta il San Pietrino rotto, e questa mettila, perché è bella, perché il San Pietrino rotto è un problema Sì, no, beh, questo è un altro pericolo. Manco poco, perché, guarda, cioè, se qua, ci hanno messo un tovagliolo però per riconoscerlo. Sì, però, ad esempio, questo qua... Mi spaccavo un piede. Certo. In questo punto si incontravano sempre criminali di vari colori e generi, che si incontravano qua e si avvistavano, si ammazzavano, si sparavano. Tanto che in quell'angolo là, via Arco del Monte, ci fu un omicidio. Cioè mio padre mi raccontava che un giorno stava passeggiando, perché qua dietro c'è la banca, anche c'è la Banca di Roma,
E a quell'altezza là, a un certo punto, è passato uno con una Vespa e ammazzò un celebre personaggio che naturalmente noi non diremo. Scusate, ma io sono romano, vecchia maniere. Perciò a casa, non si fanno i nomi. Mamma dice, se raccontano i fatti non si dice il nome. Ciao. Bello, buongiorno. Questo è il banco storico del Campo dei Fiori, eh. Mi conoscono da ragazzini. State proprio all'ingresso del Campo dei Fiori. Ma seguo le storie della banda della mania, perché io ci ho vissuto lì dal 69, sicuro. Che mi ho vissuto. Capito? Allora sì. Mi piace come li racconta. Raccontano, no, come l'hanno fatta vedere. Tra vabbè, ma lui la sua verità. Quella è la cosa bella. Sì, no, ma è già le cose. E tu pensa, Giancarlo dice in scuola a me, quarto e quinto elementare. E il famoso pugile, esatto, che ha ammazzato il canaro. Ucciso dal canaro. Porca miseria, ma proprio così, era proprio un tipo. Che tu passavi, tu mi avevi detto niente. Boom. Infatti non era ben visto, si faceva la strada sua. Dispiace, ma Campo di Rese fa rispettare. È così. Che banco è? Frutta il vostro? Frutta e verdura storico. Da quant'è che sta? Dai bisnonni. Qui c'era un rispetto assurdo, eh. Tutti i vecchi di qui, ma tutti i vecchi coatti, rispettavano tutti gli abitanti che stavano qui al centro. Qui c'era un rispetto assoluto. Infatti poi c'è stavano le botte tra noi, quelli di Amola Adriana, da quelle di piazza Giudia. Giudia. Eh sì, perché c'è sempre questo contrasto, no? Però dopo di quello, tutti a Pier Caffè, tutti insieme. Seminava, tutti amici. Ma poi tutti amici. Non è la cattiveria che c'è adesso. Cioè, vecchi e cari cazzottoni, eh? Sì, sì, tutto che male. Lo schiaffone, il cazzottone, sì, sì. La pizza correttiva. Sì, guarda, le famose apette di Campo dei Fiori pure. Girano solo queste qua. Sì, perché fate le spremute. Ecologiche. E poi qua intorno ci sono pure tante botteghe. Porca miseria. Cioè, chi resiste e mantiene la bottega a quant'orno? Artigiani, cioè, vecchia data. Poca gente, però qualcuno è rimasto. E mantengono un mestiere tante volte. Purtroppo i film magari non hanno più mandato avanti. Sì, certo. Come il mio figlio quando viene qua. Dici come ci viene più al mercato? No, mi viene a 21 anni. Fammene pure una di melograno. Che amica, ci credo? E una di melograno. Alzasse la mattina. E poi mi dicono sempre, fai vedere quelli che lavorano la mattina, no? Che s'alzano. E dico, sì, lo so, regà, però io vi faccio pure vedere la gente che s'alza la mattina, ma proprio con noi tutti i criminali, capito? No. Infatti la notte usciamo noi qualche ladrone. È vero, che arrivando qua ai 4, ai 5 di mattina, a che ora montate il banco? Più tardi, ai 6. Ai 6, vabbè. Perché questo... io esco prima e vado a comprare. Vai a comprare, tu compri? Tre, io vado al mercato dal banco. Ah. È molto carino, molto caratteristico, c'è tutta la campagna romana. C'hai i prodotti più selezionati? Più selezionati, roba prettamente romana. Allora è vero che a sto mercato praticamente c'hai un po' tutti prodotti noi, più ricercati? Un po' tutti noi siamo un po' tutti specializzati su cose più ricercate, cose romane. Taglio dei puntarelle, calciamo romanesco. Calati i mercati non voglio denigrare, ma non stanno a sti livelli. Ma quanti anni c'hai? 65. 65 anni c'ha? Ma forse, ma tu vivi sempre per strada? No, come va a fargli trovare? La strada, ci ha scritto tutto. E te lo scritto. Che polizia capitale, polizia ambassati, polizia commissariato dello Stato, tutto verificato. Vado che io vorrei non è bene. Ma poi alla fine mi ha rubato, c'è commissariato, tutto locale, comunitario, ma non ho problemi, c'è ma la telefonica. Ma curate la lui, sì, sì. È certo. Ciao bello. Ciao. Tra le varie attività di Campo dei Fiori non potevamo non nominare Ruggeri, perché Ruggeri, oltre a essere una salsamenteria alimentari, fa anche da mangiare, ma è storico, cioè qui praticamente da una vita. Venite, ve lo faccio vedere, perché nel centro di Roma trova comunque una cosa così particolare, così carina, con tutte le tradizioni romane, non è da poco. Adesso vedete, ci sono i turisti che stanno comprando. Ciao. Ciao, sto a fare un servizio su Campo dei Fiori, sì, quelli storici, eccetera.
e mi stavano dicendo, voi qua state quasi, ormai da più di 100 anni. 100 anni, se li portiamo bene. E fate, vabbè, classico, classica salumeria. E da qualche anno, sono 3 anni che abbiamo aggiunto la gastronomia, una saletta dietro dove mangiare. E siamo aperti dalla mattina fino alla sera tutti i giorni, tranne la domenica. Tranne la domenica, vabbè. Sì. E ci sono tanti turisti, ho visto, che vengono. Tanti turisti, purtroppo il periodo è quello che è, però dai, non ci siamo mai lamentati, non ci lamentiamo, speriamo che, insomma... E invece gli abitanti di zona? Ormai non ci stanno. Poca roba, vero? Sì, tutto bed and breakfast, tutti hotel. Qui, volendo, uno può pure prendere una cosa fresca da bere. Ah, ammazza, è grandissima, oh. Io non mi aspettavo così grande. Questa è la saletta, poi ci stanno tutti gli oggetti storici. Ah, che avete conservato, sì, nel tempo. Vecchio registratore di cassa. Il registratore, questo è proprio l'apertura, è stata nel 1919. Avete messo pure l'angolo culturale. Sì, sì. Figo. La nostra teca di tutti. Allora, mo dopo veniamo a mangiare a pranzo a sto punto. No? L'ho scoperta adesso sta cosa. Cioè, io vi conosco da una vita, però questa è ben nuova, si vede. Ah, vedi, proprio dove appendevate le carni. Sì. Il listino prezzi. Esatto, il marchio dei fratelli Ruggeri, marchio nostro. Ah, cioè avevate un marchio proprio, sì, che per gli animali, no? Questo invece è l'osso che si usa per sentire la stagionatura dei prosciutti. Il più, vabbè, la cosa più pittoresca sicuramente è il registratore, sì, di cassa, cioè c'è poco da fare, ho già scritti sopra. Sai i valori. Quanto pesa quella? 30 kg. Di più? No. Sui 70 kg. Porca miseria. Servono 2 persone per spostarlo. Tutto metallo, cioè tutto metallo, tutto ferro, sai? Porca miseria, cioè io immaginavo era vuoto, sai, 10 kg, no, 20 pesa chili. Tutto. Porca vacca, c'è, cioè, chi viene qua è proprio per guanciale, pecorino, parmigiano e la famosa porchetta da riccia. Ecco Ale, si è sempre più piano, ci hanno fatta vedere subito. Sì, sì. Poi vedo un sacco di specialità cucina romana, pomodori col riso, spaghetti aglio e olio. Sì. Ci teniamo adesso un po' sui piatti estivi, però l'inverno lasagna, cannelloni, parmigiana. Lei è la figura proprio della cassa, quella, sì, storica. Sono qua, controllo tutto. È vero che voi ormai siete infallibili dal punto di vista dei conti, queste cose qua? Ah sì, ancora, sì, cerchiamo di... Perché la famosa signora in cassa non si sbagliava mai, mi ricordo. Spero, però l'età un pochino ogni tanto influenza. Mio nonno che ha fondato l'attività. Lui ha fondato l'attività nel 1919. Questi erano i figli, tra i quali questo era mio papà. Ah, questi piccolini, poi è nata lei e suo fratello, terza generazione, e poi loro sono i figli, la quarta generazione. Cioè, riuscire a resistere 4 generazioni e lavora bene non è facile. Poi qui nel centro dove tutti vorrebbero comprare negozi, fare. Un caso particolare, 50 anni che lavora in un negozio. Beh, ho iniziato giovanissimo, finita la terza media, a quei tempi insomma ci stava bisogno di lavorare perché le famiglie erano un po' povere. E praticamente ho iniziato un lavoro così, questo lavoro mi è piaciuto, ci sono sempre stato, ho fatto il militare di vigile del fuoco, poi mi piace più fare questo, l'ho lasciato per vigile del fuoco e sono tornato a fare questo lavoro. Praticamente tutt'oggi a 65 anni lavoro part time perché sono pensionato. Vabbè. No, tutto regolare. Sì, nel senso, vabbè. Se infatti la domanda era, ma quando andrà in pensione sto signore? Da 5 anni sono pensionato, e praticamente lavoro lo stesso, anche per tenermi un po' in forma, per stare proprio tutto il giorno a integra casa. Integra la pensione, più passa, esatto, il tempo, poi sono amici. Le pensioni sono bassine, allora uno integra un po' pure col lavoro. E praticamente ecco qua, poi sono insieme a questi signori che conosco da una vita, ci conosciamo da una vita. Siete dai amici nonni, di famiglia praticamente. Sì, famiglie. Anzi, siete una famiglia ormai. Famiglie vecchie, allora, vecchia conoscenza, insomma, ecco. E andiamo avanti fino a che la salute ce lo permetterà, oppure fra qualche anno. Ma sta meglio di me, signore. No. Ma voi tutte le sere ste vetrine, per evitare che succeda un danno, che fate? Tutte le sere ci mettiamo queste bellissime grate qua dietro, un po' pesantucce a cioè ve dovete caricare ste grate qui a mano. Sì. E montarle sopra. Montarle tramite i ganci che ci sono. Perché sennò qua la movita che ci distruggerebbe tutto. Cioè sono riusciti pure a smontare i grati. Sì. Anni fa quando ci stava, che non si poteva girare con le macchine, praticamente ci stava, non si girava con le macchine il giorno, la notte le portavano via col tassì. Hanno svuotato tutte le bottiglie, hanno levato le grate, hanno rotto i vetri. Ah, perché ve rubano pure le bottiglie. E col tassì hanno portato via tutte quelle.
Ma qual è la differenza, mi dicevi, tra banco normale e banco dei Vignaroli? Vignaroli hanno i prodotti loro. No, non tutti, però hanno parecchi prodotti. Nel senso, hanno la vigna, quello che gli cresce, se lo vendono. Hanno le orti, hanno le piante, hanno gli alberi. Guadagnano di più, faticano di più. Fanno un mazzo, Fanno due lavori, vendere, la vendita e la produzione. E la produzione, la coltivazione. Però possono essere particolari, nel senso solo lui c'ha quel tipo di pomodoro con quel sapore. Sì. Difficile, però. È quasi tipo ecologico. Chilometro zero. Prodotto da loro senza. Questa è più commerciale, che te posso dire? Cioè, voi la comprate e la rivendete. Compriamo al mercato generale e rivendiamo al mercato regionale, a Campo di Fiori. Poi nell'abilità anche di saperla comprare la frutta, è vero, perché io ho notato questa cosa. Comprarla e venderla. Doppia. Vabbè, venderla, però quella è commerciale. Invece nel comprarla, sceglierla, tipo, che ne so, compro sta melanzana, non mi piace. Devi conoscere il prodotto, certo, che vendi bene. E come si fa a conoscere un prodotto bene? È esperienza, il mestiere. Esperienza. Campo dei Fiori, solo turisti o vengono pure cittadini comuni? Diciamo del luogo sono rimasti pochi. Una volta era un paesetto qua. Me lo raccontavano. Io sono nato qua. Mio fratello, siamo nati tutti qua a Campo dei Fiori. Era, diciamo, tutti amici, c'era tanta amicizia. Adesso, dopo l'evoluzione immobiliare, anni 70, 72, si è un po' spopolato. Adesso ci sono parecchi stranieri, parecchi politici, parecchi facoltosi, diciamo, che si comprano la verdura, le case qua come seconde case, terze case, quarte case. Beati loro. Bravo. In forma smagliante. Ma di dov'è la signora? Sono tedesca da Roma. Tedesca di Roma? Sì. Da quanti anni sta a Roma? 50 anni. 50 anni? Sì. L'accento però è rimasto tedesco. Certo, è come il sangue, no? Non lo cambi. Non lo puoi cambiare. Comunque vivere a Roma è un privilegio. Sì. E qui vivere qui è come essere su una isola felice. Chi è Roma diventa romano. Vedi, guarda, c'è antichi romani stanno abbassando. Ciò lo so. Io lo dico ai giovani che si lamentano quando andando in giro per il mondo. Io non mi lamento mai, cioè anche invecchiare è divertente, lo sapevate? Eh sì. Meno male, io mi sono invecchiato un pezzo. Perché conosci tante persone e adesso c'è internet, puoi metterti in contatto con i vecchi amici, è bellissimo. Ma è questo il banco più bello d'abbigliamento? Certo che so io. Da che cosa si capisce? Sto io. Qual è la specialità qua di abbigliamento? Adesso non c'è. No. C'eravamo il banco più bello delle magliette del Torino. Roma Italia. Tutto souvenir di Roma. Ma da quant'è che esiste sto banco? Cioè? 100 anni. 100 anni per davvero? 100 anni per davvero. E lei che generazione è? La quarta? La quarta. Hai sono fatti i conti bene. Sì. La mia bisnonna, mia nonna, mia madre e io. Ma che è stato a fare? Il servizio su Campo dei Fiori. È il mercato più bello di Roma. Sicuro più bello perché vista la posizione pure. Ma poi perché ci sto sempre io. Ma c'è gente che viene apposta per lei? Certo. Proprio partono da. Vengono proprio da fuori per venire da me. No, veramente, per da mia nonna vengono tutti a salutare dall'estero, Sì. Era famosa, Vole, dica se è niente, vole tutto il giorno mia nonna, Te lo giuro, a Porta Portese, prima di arrivare alla morte, dicono, ma la vecchietta dove sta? Pure qui. Ci hanno fatto pure il film con mia nonna all'estero. Cigalone è meglio. Ha intervistato questo che vuole andare con Giordano Bruno, lui vuole stare sempre vicino a Giordano Bruno, perché? Piange. Giordano Bruno si piace. Ti piace Giordano Bruno? Ah, lui vuole stare con Giordano Bruno. Mi piace Giordano Bruno, 20 anni sto qua, sempre vicino a Giordano Bruno. Molto mi piace Giordano Ma Bruno. Ma ti piace in che senso? Che quando non c'è lui, quando va in Bangladesh, piange Giordano Bruno. Sempre piange, vedi, occhi rosso Giordano Bruno. Non mi pare, parla romano lui. Se no, sto parla poco. No, ormai è preso romano. Tutto il giorno, dici? Con me, che io che dice che chiacchierò tutto il giorno, dice. Va bene. Va bene, grazie. Ciao. Ciao. Uscendo da Ruggeri, dall'Alimentari,
troviamo una macelleria, la famosa macelleria di Campo dei Fiori, una piccola macelleria che sta proprio qui di lato, che c'ha tutta la carne selezionata da tanti anni. Buongiorno. Buongiorno. Allora, voi già conoscete il programma Scuola di Botte, no? Ma come no, certo. Conoscevo. Voi da quanto state qua a Campo dei Fiori? Niente, da sempre. Da sempre? Da sempre. È un negozio storico, da qua da sempre, insomma. E trattate solo carne? Sì, solo carne. Non c'è, uno dice voglio una busta di verdura, non c'è qua. Le uova, classica del macellaio, le uova anche. E c'è, vabbè, qualcosa preparato qui? Qualcosa di brutto a cuocere, qualcosa di già cotto, roastbeef, arrosto. Bresaola artigianale, questa la famo proprio. Che differenza c'è tra la bresaola artigianale e quella normale? Questo è un prodotto proprio nostro, che mettiamo a fare, lasciamo 5-6 giorni nel vino rosso e poi lo spezziamo con sale e pepe e si mette a asciugare per un'altra settimanella scarsa. Senti, qual è la carne più costosa che ci avete? Così tanto per... Filetto, beh. Bistecche, costata. Questo è il pezzo del filetto, piccolino però bello, insomma, ecco. Perfetto proprio. È bello, nei negozi del centro si mantiene sempre la figura della ragazza o della signora in cassa. Veniamo da Ruggeri, c'era la signora, perché è confortante, uno poi arriva in cassa, sa che c'è una persona che va lì e paghi, no? Perché tanti mi fa pure pagare al banco, ci stanno quelli per risparmiare, fanno pagare al banco, si creano casini, che hai preso? No, non lo so, invece vai in cassa, c'è il foglietto col conto e tutto funziona praticamente. Esatto, anche per una cosa di genere. Brava, bella, sì, infatti questa è una delle cose, se uno sta a lavorare con la carne, poi maneggia i soldi, poi tocca la carne di quell'altro, uno rimane male, invece c'è una persona che gestisce i soldi, fa i conti e evita praticamente fraintendimenti. Eh no, io mi pensavo in tutti i turisti. Che turisti? Romani, che italiani? Romani. Ma pure voi siete di zona qua? Romani. Ma siete fratelli voi due, no? Cugini. Ah, lontano. Dici, meno male ha detto lui, Cos'è quando è il Campo dei Fiori? Nel 64, certo. 65, 66, fino al 70. Quando c'è dopo le 7 c'era il coprifuoco. Certo. Lo spettacolo. La mattina avevano tutte. Era, diciamo, il mercato era pieno. Bello, poi ti dico tutte le cose, il mercato vivo, la gente via. Poi la certura, all'ora di pranzo giocavano a batti muro con i sordi, con una piotta. Ma era quello, Roma dei tempi passati, no? Roma poi che siamo, dice, sei al centro, ma sei quasi sempre riferia. Certo. Perché qui ci vivono i vecchi, i tempi passati. Roba dei primi 900, capito? Poi piano piano, sta qui dentro è un paese. Certo. Sta qui dentro che è uno spettacolo. Vivi. Quello che dicevo io. Ma no? Esci così. Quindi... Quelle scarpe slacciate. È lì la classe. È quella la classe. Io con mutandoni. Le Los Angeles trainer ma slacciate. Ma poi ci va al Senato, no? Io vado così al Senato perché io sono operaio, non sono rappresentante di una ditta, io sono operaio. Che fa lei? Tappezziere, non mi date a lei perché mi sento. Che fai tu, il tappezziere? Ma il tappezziere è un mestiere, ormai. Lo sai chi so? Sono uno forte, sono uno che ha fatto. Te dico solo due cose, guarda, ho fatto l'albergo, beh, l'asta non ci frega niente, il Museo Borghese. Museo Borghese? Museo Borghese tappezzerie, divani, tende. Poi sono collaboratore dell'Accademia delle Scienze del Vaticano, perché ho fatto pure. A chiesa del San Carlo Borromeo, ha detto queste cose se vanno di che quando vanno me. No, ma poi è un vanto personale. No, vanto, cioè. È il piacere di lavorare, no? Se tu lavori e fai un lavoro che ti dà, diciamo, la vita. E ti educa. Se non compro niente. E ti educa. Ho messo qui, il mestiere, lo devo portare fino alla fine, poi devo trasmettere, perché è finita Roma, no? Ma l'Italia vive l'artigianato, l'artigianato è finito. Io ce l'operai, io lo faccio. Ma nessuno ha preso più le redini del. Del mio, no. Del suo. Poi di quello c'è una borsetta, quella piena di soldi. Sta a parlare dell'anni 65-66. Allora qui ci sono tutti, diciamo, gente delinquenti gagliardi, no? Però io siccome facevo il tappezziere ero, diciamo, un po' il simbolo della sportivo, però ero bravo, ero amico, cercavo di accontentare. Allora, questo ragazzetto qua è praticamente
rubava, faceva i scippi. Allora il padre dice, questo è amico tuo, di Taretta, dagli consigli. Allora gli dico, guarda Mauri, fare una bella cosa, ma tu invece da fare queste cose, ti compri il piede in cambio, tuo padre ti aiuta e fai i trasporti, così mi porti pure i divani. Allora, un giorno e si via solo, e comincia, e difatti già 7 anni, 18 anni, appena appesa la patente, no? Allora, andiamo a consegnare il divano, passiamo lì a Piazza Venezia, allora, cioè, dice, avete qua la borsetta? La vedo sì, guarda lì ci stanno i sacconi, quella è una borsetta farlocca. E lì ci sono i sacconi, te lo dico io posso venire con te, ma mi dai 10.000 lire, vengo con te e mi fa consegnare il divano. I locali si sono formati un po' più là. Quando io ero ragazzino, parliamo del 83, guarda, fino al 90, qua c'era solo il mercato, non c'era nient'altro. E tra parentesi il mercato era tutta gente di qua, cioè de gente di zona. E soprattutto la frutta da noi è sempre stata al massimo. A un certo punto una cosa un'altra, a pian piano si cominciano a venire tutti quanti sti bar. Hanno aperto prima, mi ricordo, Drunken Sheep là, che c'era una rissa sera, perché ci andavano tutti americani e andavano tutti per gente da John Cabot, che bevevano, bravo, poi andavano gli italiani e gli italiani non li facevano entrare perché gli italiani andavano a rompere il cazzo. C'era tutte le sere una rissa, ogni sera una scazzotta. Io ero ragazzino, mi ricordo, c'avevo avuto 16-17 anni, ogni sera, e là ho imparato a fare cazzotti. Poi andavo, io ogni tanto mi andavo a allenare qua dietro, che c'è stava una palestra qua dietro, mi andavo a allenare. E ogni tanto gli andavo là a provare, no, riguarda un po' adesso la faccia di Parissa che abbiamo provato sera. E invece ero quello più sempre le botte, però quello è un altro discorso. Si è cominciato poi a popolare tutti questi locali e devo essere sincero, non c'è mai stato una vera folla, un vero casino, capito? E poi a un certo punto è scoppiato tutto, calcola, mi sembra intorno al 96-97, qua la sera c'erano 2000 persone. Mi ricordo ancora una sera bellissima, Cicalò, te giuro, mi piacerebbe essere che avere una macchina al tempo e portarti là. E tornarci indietro, sì. Ci saranno state 5.000 anime qua. Ti parlo di Campodifiori, sì, Pianata. Sì, perché poi è svuotato questo, a voi a contare. No, certo. Non può capire la gente, c'era certo. Tutti stretti. Mi ricordo che là c'era un baretto che faceva le faxe, che erano le birre quelle grosse e così, e le vendeva appunto 4.000 lire, 5.000 lire. La gente quando danno a Sappier Cocktail a 10.000 lire, andava là, si piava la fax, la sera ti imbriacavi. Buonasera, Buonasera. Come stai? Bene. Vedi lui? Lui è un grande. Ciao. Conosci Cicalone? Sì, lo conosco, lo seguo pure. Lui ad esempio, lui fa una cosa fighissima. Lui fa i DJ set dalle finestre delle case. Ah, mi mancava. Quella di Campo dei Fiori, poi la finestra. Ho fatto qua? Sì. Mazza, c'erano 3.500 persone, hanno fatto 4 denunce penali, insomma. DJ set dalle finestre, perciò devi portare tutto l'impianto. Sì, la mia è una forma di protesta, lo faccio perché per lo svuotamento del centro, tutto quello che ne ha causato negli ultimi 30 anni per riportare la gente, i romani in centro storico. L'ho fatta la prima volta sopra casa mia, da casa mia che è sopra al Bar della Pace, poi l'ho fatta qua, poi l'ho fatta a Piazza Margana. È stato il primo a portare masse sotto casa, perché col fatto del mio evento, io ho portato il giorno che ho fatto From House in House, c'erano 4.000-4.500 persone sotto casa. Certo che sì, ma mi ricordo. Non erano due gatti, però sono venuti là, hanno ballato, si sono divertiti. Certo. Sì, c'è una misura in tutto, come hai detto, no? Cioè, adesso, divertiti ma non distruggere. Il non aprire i locali in questo momento sta causando una problematica, perché adesso questi hanno trovato un'isola felice nel centro storico, dove fanno come gli pare, nessuno gli dice niente, pagano poco perché vanno a bere al bancatino, certo. E non hanno regole. Tra l'altro stanotte si sono accoltellati, a Piazza del Fico c'erano schizzi di sangue dappertutto. Porca larga. Cioè, praticamente hanno sopperito la mancanza delle discoteche all'aperto. Perché immagina che un gruppo di 5.000 persone ci possono essere anche 100 cretini. Certo. Quei 100 cretini possono scatenare. Ma guarda, io dico sempre una cosa, anche nei quartieri lo vedo. Bastano due cretini in un quartiere per fare la differenza. Cioè, magari 1.000 famiglie oneste, due che rubano le macchine, le abbandonano, sporcano, strappano gli citofoni, ogni giorno ne fanno una, sembra che tutto il quartiere fa quello, capito? Ma certo. Ricordiamoci che questo centro storico era negli anni 70 e primi anni 80, era più pericoloso che andare me lo raccontava. Non ci potevi proprio entrare, c'è via dei Cappellari, sotto casa mia proprio da Piazza Navona in poi, se entravi ti potevano rapinare e scippare. Poi tutto è cambiato. Sì, però era pure diverso, perché all'epoca c'erano quelli di Tormillina che venivano qua, venivano a scippà perché dovevano mangiare, certo, c'erano le case popolari. Non c'è deciso uno drogare. Sì, drogare e basta, è vero, perché poi quello era. Però è vero pure il fatto, invece oggi stiamo importando, ok? Tutta la repressione degli altri quartieri qua.
Ok. Sì, sì, perché partono chiama... dalle periferie, si vedono al centro, si menano al centro, sì, e sì, magari c'è anche quella lo rivalità tra Pariolino dei quartieri che stanno, sì, lontani da qua. Ma sì, guarda, Cicalo, che basta soltanto e si incrociano un attimo, e se guardano in faccia, dice quello mi sta sul cazzo. Guarda, guarda, non ci scordiamo, questo qua è Trastevere, sono i quartieri del Punch Face, eh? Sì, cioè, sì, quello che menavano a caso, no, le tu, persone. Tu stai camminando e becchio. Io infatti ieri sera che stavo in giro con la mia compagna e stavo con mia figlia, cioè io stavo attento, stavo sempre un passo avanti per cercare di vedere, perché se vedevo uno che allungava gli incrociavo, capito? No. Meno cercare di difendere, certo, ma bloccare il corpo, capito? No, io invece stanotte li ho visti proprio saltare sulla mia macchina, ma erano talmente tanti che se poi ti metti in mezzo, che gli fai? Dici che sai, ammazzano, che sai fa, magari ti menano pure, capito? Cioè, cioè, certo, anche tu purtroppo la... timore di andare, di quella è la mia macchina. Dovevi fare una squadra dei ragazzi del centro d'amici e andare, cioè, là che fai una... Ma ormai la macchina l'avevano rotta. Ma la macchina la distrutta. Bravo, hai fatto un bel ragionamento, perché dici, sai che è, tanto il danno mi hanno fatto, andare ad aggiungere oltre al danno un ulteriore pure danno. Certo. Perché poi magari... ma magari pure. Magari allora, o te menano o gli emeni, ti hanno sempre menato, sì, perché in un modo o nell'altro qualcuno te mena. Quando te meni è sempre le vinco. Giovanni, allora, ti scrivo. Grazie Simo, è stato un piacere. Figurati. Dai, tutta. Buona passeggiata. Ciao, ciao fratelli. Bello amico mio. Oh. Ah, bello. C'è il viso del angelo. Cioè. Sono un angelo, no, il viso, sono un angelo dentro. Ma lui perché non cammina? Ha 14 anni. Ammazza, ha 14. Sacco, ha un sacco di problemi. Ah, quindi... ma non glieli davo. Ha i suoi bisognini e poi lo metto dentro. Non glieli davo 14 anni. Cerco di tenerla bene. Ammazza. Io ti saluto. Oh, e già te ne vai? E vado a riscuotere i soldi. Vai. Oh, riscotine tanti, no, eh. Ma che ce l'hanno qui, stanno tutti in bianco. Vabbè, i soldi non danno la felicità. Chi dice questo è perché ce l'ho troppo. Comunque te vedo tutto deperito io, se vede che... C'ha ragione, per me devo mangiare un pochetto, sai? Ciao, amore mio. Ciao, piccoletta. Quando ti serve lo schiavo, chiamami, eh. Sì, amore. E il tappeto non te lo posso fare perché c'ha la mancia sbattiata adesso. Oh, mi raccomando, non corre qua a Belva. No, ma dove? Manco se va al Giannicolo, se fai, scendi giù 40-45 o porti lui è l'unico caso in cui si carica sulle spalle la petta e sta alla porta praticamente. Sì, perché in centro, guarda, in centro per davvero. Vieni a vedere qua. Guarda. Ecco. Devi fare tipo le acrobazie. In centro per davvero. Piacere sempre parlare con te. Perché è uno di strada, è uno di famiglia, è uno che... parla veramente sincero, ti dice le cose come stanno in faccia. E se c'è un infatti problema... Infatti ti ho detto, ti ho visto deperito. È vero. Però gli ha detto che noi c'è il mercato grosso. Cioè, no. Quello se mangiano due, se mangiano tre. Oh, vedi, una fetta di cocomero ci scappa sempre. Ma perché ha regalato corpore, però? Mm. Perché siamo da strada. Guarda, quello che lo sto mangiando. Guarda, sono tutti infami e bruciati, fidati. E se vanno a fare i mafiosi... E ancora ci devono mangiare qua al campo di fede. O per strada, ogni borgata che c'hai, ogni borgata che fai, fai vedere a gente vera. No, registrata e fai il cambio, e tagli e fai, te fai vedere le cose come stanno veramente. È storia loro. È una cosa quella che te devono seguire, perché le cose che dici te, la verità. Però ci vai te in prima linea a fare queste cose. E noi te guardiamo da dietro al telefono. Invece se vanno a te devono seguire, te non gli dici no. Volete vedere le cose come stanno? Seguitemi. Hai mai cacciato via qualcuno? Te? No. Se io voglio venire con te, che mi dici? Vieni. Hai visto, tu sei passato. Non è facile una cosa farsi e bugiarda. Te, se volete fare una cosa con lui, o chiamate lui, vi porta in giro a vedere la storia vera di Roma. A vivere insieme a lui. Seguitelo per davvero. Grazie. Ciao Cicolo. Ciao Cucciolo. Ciao.